È comunemente conosciuta per il gesto da lei compiuto con profonda umiltà di bere l'acqua in cui aveva poco prima lavato le piaghe di un appestato. Si era dedicata ai poveri, ai malati, agli emarginati, dopo un radicale cambiamento di vita avvenuto a 37 anni di età. Donna di mondo e moglie non proprio esemplare, Angela, provata dal dolore per la perdita del marito e dei figli, cadde in uno stato di profonda disperazione. Si chiuse in solitudine e imparò a sue spese che le vie di Dio sono diverse dalle sue. Dio la lasciò a lungo piangere finché, contemplando la croce, ebbe le prime visioni mistiche del mistero del Cristo crocifisso, che donò un senso nuovo a tutta la sua vita spirituale. Le apparve in sogno San Francesco d'Assisi, che la esortò a percorrere con coraggio la via della perfezione. Angela, dopo aver venduto e dato ai poveri tutte le sue ricchezze, entrò nel terzo ordine francescano. Intraprese un pellegrinaggio ad Assisi e nella città del poverello sperimentò la prima di una lunga serie di sconvolgenti esperienze mistiche che la portarono al centro dell'attenzione dei dotti più sublimi della sua epoca. Da allora Angela concentrò tutta la meditazione e l'ascesi sulla figura di Cristo sofferente, sulla croce e sulla Santissima Trinità. La sua guida spirituale, Arnaldo da Foligno, raccolse le sue visioni in un memoriale che ancora oggi costituisce una delle opere più insigni della spiritualità cattolica, un'opera così profonda da meritare di essere chiamata la maestra dei teologi. Angela divenne l'amica e l'assistente più assidua degli ammalati e dei lebbrosi. Attorno a lei si raccolse a Foligno un gruppo sempre più numeroso di figli e figlie spirituali attratti dalla sua santità. A loro indirizzava le sue lettere sul tema dell'umiltà, della carità e della pace interiore e scriveva: «Lo sommo bene dell'anima è pace verace e perfetta. Chi vuole perfetto riposo, istudisi d'amare Dio, il quale solo può la pace dare». Angela è considerata una delle principali mistiche italiane del Medioevo, tanto che può essere paragonata a Santa Caterina da Genova e a Santa Caterina da Siena, e anche alla santa spagnola Teresa d'Avila. Una delle immagini più significative di Angela da Foligno è espressa nelle sue parole riferite all'anima, e sono queste: «L'anima è come una quercia. Quanto più profonda è radicata, tanto più gloriosamente spazia». Angela ha attinto dalla croce la forza per vivere in modo autentico il messaggio cristiano di solidarietà e ha fatto della sua vita una preghiera incessante, come ella stessa afferma con forza in un brano tolto dalla terza istruzione. Lo leggiamo: «Senza la luce di Dio nessun uomo si salva. Essa fa muovere all'uomo i primi passi. Essa lo conduce al vertice della perfezione. Perciò, se vuoi cominciare a possedere questa luce, continua Angela, la luce di Dio, prega. Se sei già impegnato nella salita della perfezione e vuoi che questa luce in te aumenti, prega. Se vuoi la fede, la speranza, la carità, prega. Se vuoi l'umiltà, la mansuetudine, la fortezza, prega. Qualunque virtù tu desideri, prega. E allora anche noi preghiamo. Preghiamo con le stesse parole della grande mistica Angela da Foligno, elaborate sull'ultima lettera della sua vita. Mio Dio, fammi degna di conoscere l'altissimo mistero che proviene dall'infocato e ineffabile tuo amore,
e dall'amore delle tre persone della Trinità. L'incarnazione compie in noi due cose. La prima è che ci riempie d'amore, la seconda che ci rende certi della nostra salvezza. O carità che nessuno può comprendere, o amore al di sopra del quale non c'è amore maggiore. Il mio Dio si è fatto carne per farmi Dio. O amore viscerato, hai disfatto te per far me nel momento in cui ti sei rivestiti della nostra carne. Hai disfatto te, non certo nel senso che dalla tua divinità sia venuto a mancare qualcosa. O abisso del tuo farti uomo, strappa alle mie labbra parole così sviscerate. Tu, l'incomprensibile, che ti fai capire da tutti. Tu, l'increato, che ti sei fatto creatura. Tu, l'inconcepibile, che entri nella mente di tutti. Tu, l'eterno spirito, che ti fai toccare dalle mani degli uomini. Dio, fammi degna di gettare uno sguardo nella profondità di questo profondissimo amore che hai voluto mettere in comune con noi nella tua incarnazione. O Dio Altissimo, fammi capace di intendere l'altissimo e ineffabile tuo amore. Amen.